Guarda, a me invece il paragone piace, perché l'Europa ci considera sudditi, considera i cittadini italiani dei numeri che devono semplicemente rispettare delle regole. Per Salvini invece i cittadini italiani sono persone da aiutare, come aiutereste un figlio, quindi non vedo perché scandalizzarsi. Ecco. Poi, il 34% è poco, mi No, accontento ma del ci mancherebbe altro. No, no, 34% no, di attenzione. aver Dicevo che è raddoppiato, tantissimo, solo che sì. ovviamente se poi uno fa i conti quelli veri, diciamo della percentuale che sta con Salvini rispetto all'Italia, se la Ha matematica non è raddoppiato i voti, un'opinione, ha a raddoppiato voler i fare voti una rispetto, trasposizione, è tantissimo, tantissimo, è un successo straordinario, sinceramente, ma quelli sono i numeri, insomma, penso che per il correttezza. PD firmerebbe carte false per avere quel numero, il Vabbè, ma comunque quella 34%. battuta adesso Ci non per spezzare, cioè, la battuta è in campagna elettorale, mi sembra, perché domenica c'è ma il quello ballottaggio, sempre, però, quello Vittivaldi, sempre. cioè non è No, che siamo il no, punto sempre vero è tutti in che campagna quello che ha elettorale. detto ieri, cioè questa battuta, si collega, è quasi uno schiaffo in faccia a quello che ieri hanno detto gli E europei. adesso poi E no, arriviamo il punto all'Europa, chiaro è quello ovviamente, dicendo io me ovviamente. ne frego di quello che No, dite voi, è me ne chiaro, frega io mi soltanto devo di quello che occupare penso dei miei io. figli, non Esatto, c'è e non si dubbio. occupa di Però quello che dicevo prima, che lui non si occupa il dei tema figli, però, si occupa perdonatemi, solo di fare siccome non promesse è elettorali. la